tutte patatine e patatine e benvenuti in questo nuovo video. In questo video, da come avete letto dal titolo, vi parlerò di Machilalia, che mi ha gentilmente omaggiata di un sacco di cose strafighe. Alcune cose le avete già viste nel video di make up precedente a questo video, dove ho utilizzato 3-4 prodotti. Insomma, adesso vi faccio vedere sia quelli che quegli altri che non vi ho svelato. Ci tenevo a ringraziare appunto Machilalia Italia, che mi ha contattato e mi ha chiesto se volevo collaborare con loro. Mi hanno recapitato il pacco dopo, sì, 4-5 giorni, meno di una settimana ci hanno messo comunque, 4-5 giorni lavorativi. E io da Machilalia avevo già acquistato, come sapete, la palette della Makeup Revolution, che mi è piaciuta un sacco. Faccio subito vedere il pacco con cui mi è arrivata la roba. Il pacco è questo qui. Inizio a farvi vedere i prodotti che ho già tirato fuori, tra cui la Goddess of Love, che è della linea I Love Makeup della Makeup Revolution, e questa qui è praticamente la copia della Too Faced. E che dire, questo illuminante è semplicemente favoloso, è bellissimo, e ve l'avevo già fatto vedere nel makeup tutorial, queste iridescenze dorate con dei riflessi praticamente fucsia quasi, e no, non lo so, mi piace veramente tanto questa base oro fredda. E cioè, bellissimo davvero, mi piace un sacco. Il secondo prodotto che vi faccio vedere è questo qui della Pierre René, ed è una base occhi che ho già utilizzato anche questa, e devo dire che non mi dispiace tanto perché è molto molto leggera, non copre tanto le discromie nonostante abbia comunque un fondo colorato, color carne. Diciamo che non soffro tanto di quella classica sfiga del trucco nella piega o sbavato eccetera eccetera, perché ho le palpebre abbastanza asciutte in quel senso, quindi non soffro di queste cose. Però magari può esserci quella giornata in cui, che ne so, sbadiglio 100 volte, quindi ho le classiche goccioline che magari mi vanno qua nella piega e mi fanno colare magari l'angolo esterno, ecco. Però comunque l'ho testata praticamente niente, perché ce l'ho su da oggi e sto girando a raffica i video oggi perché ho tempo, come vi ho detto nei video precedenti. Quindi niente, non l'ho potuta testare per dirvi sì, mi dura. E come potete vedere il prodotto è proprio color carne, anche se non colora più di tanto. Adesso vi faccio vedere lo scovolino all'interno. Come potete vedere non è molto colorato, anzi ve lo faccio vedere sul tatuaggio. Non è molto colorato, non copre le discormie sull'occhio, ma vi fa semplicemente una base duratura per il vostro ombretto. Un altro prodotto che ci tengo a farvi vedere è questo rossettino, che su Instagram una ragazza mi ha chiesto che rossetto è, oddio! E questo qui è della linea I Love Makeup, della Makeup Revolution, e si chiama I Heart My Lips. È semplicemente favoloso il packaging di questo rossetto, perché a parte, vabbè, la forma esterna ha il classico missilotto, e vi faccio vedere da vicino, e sul fondo abbiamo il classico fondino con rossetto, che se girate il fondo e stappate, insomma, avete altro prodotto di rossetto qua sul fondo. All'apertura abbiamo il rossetto a forma di cuore, la cosa è favolosa. E questo è il rossetto, ovviamente già usato perché me lo sono praticamente mangiato da quando mi è arrivato, mi piace un sacco. E niente, questo qua è un color viola scuro, è una specie di prugna vinaccia, molto molto bello. In questo periodo lo adoro perché è proprio azzeccato. Io adoro in questo periodo proprio mettere i colori classici autunnali, borgogna, i vinaccia. Un altro prodotto che vi faccio vedere invece è quello che ho indosso, ed è un lip color fatto a matita, appunto è un rossetto a matita. Ha questa base un po' mentosa, ma proprio leggera leggera, rispetto a quelli di Revlon è proprio leggerissima. Questo colore in particolare è Pinky Promise, le 128. Non sono una che utilizza colori sulle labbra perlati, perché non lo so, mi sanno anche qui un po' da vecchia su di me. Magari sulle altre poi mi piacciono, dipende magari anche dal viso, dalle labbra. Le mie sono già grandi, se ci metto queste cose che attirano un sacco di luce, non lo so, mi sanno un po' di malata su di me. La tenuta non ve la so dire perché ovviamente questo l'ho appena messo per girare il video. È molto molto idratante. Io ho fatto un bel po' di strati perché è più trasparentato rispetto a un normalissimo rossetto a matita, ecco, quindi dovete fare più passate. Costa 3,99€ incluse le tasse, quindi magari sul sito lo trovate a 3,30€, al checkout 3,99€. Ah, vi dico i prezzi della Goddess of Love.
Questa qui costa 6,49 euro incluse le tasse. Io vi do i prezzi con le tasse incluse, quindi al momento del checkout, di quello che effettivamente pagate. Quindi questo qui costa 6,49 euro. Il rossetto costa 3,29 euro. La base occhi di Pierre costa 6,49 euro. Magari poi è validissima, eh. A primo acchito non sembra una base di quelle che dici ci spendo 7 euro, cioè 6,49 euro. Questa è una palette bellissima, e adesso se vi trovo il prezzo, è la Flawless della Makeup Revolution, e questa palette costa 9,95 euro. Praticamente qui è come se avete tre naked, tutte e tre le naked qua dentro, cioè veramente è favolosa sta palette. Ci sono tutti questi colori che sono 32 colori, 32 cialdine. La scrivenza di questi colori mi ha sorpresa, mi piace un sacco, soprattutto questo colore qui e questo colore qui, che sono favolosi, cioè guardate la scrivenza già. Adesso con questa luce sparaflesciata che non è naturale non si capisce bene il colore, però sono veramente belli e scrivono tutti quanti un sacco. Soprattutto questi qua chiari che li ho utilizzati in questi punti qua e illuminano un sacco. Sono per la maggior parte, purtroppo, dico purtroppo, per le scenti, i shimmer, per chi magari non è amante di questa tipologia di ombretti. Io preferisco gli opachi. Se devo fare, magari, cioè preferisco gli shimmer giusto due o tre colori, perché comunque anche se hai uno shimmer chiaro lo puoi stratificare sopra un matte per renderlo shimmer, quindi magari preferisco più matte che shimmer. E niente, mi piace tantissimo però questa palette perché è veramente ben fatta. La prossima palette è interessantissima per tutti coloro che hanno amato ma non hanno potuto acquistare la Electric di Urban Decay, possono provare questa. Io ve la consiglissimo perché veramente quando l'ho aperta mi è sembrata di aprire la mia, cioè adesso vi faccio la comparazione delle due. E allora questa qui invece si chiama Color Chaos e ha 18 ombretti all'interno e costa 7,75 euro, quindi un pelino meno dell'altra, della Flawless. Vi faccio vedere, sul retro potete vedere in piccolo la foto di tutti gli ombretti. Qua devo aprire un'altra parentesi, non solo sembra la Electric di Urban Decay, ma ha al suo interno anche la copia spudorata della Acid Acid, come caspita volete chiamarla, della Sleek. Allora, la palette esterna è simile a quell'altra. Al suo interno stessa cosa, specchio, plastichina con i nomi delle cialde. E qui abbiamo invece tutti i colori. Allora, se guardate questi colori che lì assolutamente non rendono, sono gli stessi che ha la Electric, mentre questi sono i simili a quelli della Sleek. Allora, questa è l'Electric di Urban Decay e i colori che praticamente vedete in queste due file quadrate sono similissimi a quelli dell'Electric. Questo è Chaos e questo invece è Overboard. Chaos e Overboard della Makeup Revolution. Questo era un esempio, poi vi faccio vedere Gonzo, che è sempre il blu, che è un azzurro un po' più chiaro, e vi faccio vedere la copia qui di Gonzo, che si chiama WKD. WKD è leggermente più azzurro cielo, quindi leggermente più power, come potete vedere. Questo è Gonzo. E poi ce n'è uno in più, due in più, che non c'entrano niente comunque. Ora vi faccio vedere l'Acid della Sleek, che è praticamente anche questa simile. Cioè, giusto i colori più power, questa qua della Makeup Revolution. E vabbè, a parte le cialde, la pressatura che è pressoché identica, come potete vedere è tipo quadrettata, uguale. Non lo so, mi piace un sacco perché chi non ha magari, chi voleva provare questa o comunque l'Electric, può trovare tutte e due qua dentro ed è un'alternativa molto molto sfiziosa. La scrivenza anche questa è favolosa, cioè proprio spettacolare, come avete visto alcuni scrivono se non di più, cioè li ho appena toccati e mi ha lasciato subito giù il colore. Quindi anche questa straconsigliata. Quella, se volete le naked, potete prenderla perché ce l'avete tutte e tre. Questa, se volete quella di Urban Decay e quella della Sleek, ce l'avete qua. Cioè, fantastico. Poi passo a questo, che è un rossetto della Ibiza. E questo costa, non trovo il costo di questo perché c'è scritto che è un regalo di Machiavia. Anche questo mi piace un sacco. Anche qui all'interno del tappino abbiamo un po' di prodotto. Questo è il packaging del prodotto interno. Il colore di questo rossetto è un bordeaux leggermente marrone e non è male anche questo. L'unica pecca appunto è un po' trasparentato, però c'è chi piacciono questi tipologie di rossetti che non sono magari troppo scriventi, si vuole dare magari un velo di colore. Poi vi faccio vedere quello che tiro su, della Pierre René, il Lash Precision. Questo qua costa 7,99 euro, tantino anche questo qua.
e non l'ho ancora provato. Questo qua è il packaging esterno, è fatto così, ha questa applicazione dorata. Lo scovolino, ve lo apro per farvelo vedere. Oh, wow, è fatto in questo modo, quindi più cicciotto in questa parte, più stretto. Quindi magari la parte della punta è comoda da utilizzare per la parte inferiore delle ciglia, e questa proprio per quelle esterne, per allungarle di più. Credo sia studiato in questo modo. Poi abbiamo la crema a giorno della Ziaia, credo si pronunci così, ed è una crema giorno che costa 4,99 euro, non l'ho ancora aperta come potete vedere, è ancora in scatolata. Questa è fatta così, questa è la crema al suo interno, un tubetto abbastanza grande, e magari questa la terrò qua per quando mi trucco, la metterò prima di andarmi a truccare. Ultimo, ma non ultimo perché mi è piaciuta un sacco questa crema, si chiama Lemon Honey Sunflower Blossom ed è della Happiness Ease. A parte, cioè, la crema che è enorme, cioè il tubetto è praticamente, boh, non lo so, un rifornimento a vita di questa crema. E ragazze, io le creme da corpo le adoro, ma non le utilizzo spesso perché a volte non mi piace essere incremata e mettermi specialmente vestiti magari d'inverno quando fa freddo, perché ti devi coprire subito altrimenti muori, e avere ancora la crema addosso mi dà un po' fastidio, quindi devo magari scegliere le creme che si asciugano prima, che vanno ad idratare velocemente, non siano oliose, eccetera eccetera. Questa qua mi ha sorpreso, non è oliosa, si assorbe subito e ha un profumo favoloso. Io, sapete, sono amante dei profumi, cioè io sta candela ce l'ho accesa da tutto il giorno e praticamente mi sto drogando di questo profumo e di tutti i profumi, cioè ogni tanto prendo, spruzzo e poi esco, accendo incensi, faccio andare essenze, cioè proprio sono una malata. Io i profumi li adoro, e soprattutto se sono poi parte di te, nel senso che te li puoi utilizzare per te stessa. Questa crema, io, se siete amante di quelle fragranze semi dolce, ve la consiglio perché è davvero molto molto buona. Idratante non so, ripeto, l'ho provata sul dorso della mano anche l'altra volta e mi è piaciuta un sacco, io non ho problemi di pelle secca eccetera eccetera, però mi è piaciuta perché si è assorbita subito e poi c'è un profumo, davvero il miele si sente un sacco, il miele e un po' di fragranza floreale. C'è questo mix, è davvero molto molto buona. Dovrebbe esserci al suo interno l'olio di cocco, senza parabeni, senza oli minerali, senza petrolanum, paraffina, DEA, ingredienti animali, PABA, phtalates, io adesso non so come leggerli sti cosi, comunque avete capito. Stra buona, davvero, ve la consiglio di provarla. Questa, ripeto, costa 2,99 euro, veramente un cavolo, cioè ve la tirano dietro, e provatela per 3 euro, io non lo so, mi piace un sacco. Poi se l'acquistate fatemi sapere se vi piace anche a voi perché io la amo. Niente, allora questa era tutta la roba che mi ha inviato Machiglia, spero vi sia piaciuta e ringrazio ancora la ragazza che non mi ricordo il nome, dovrei leggere la mail, però comunque grazie, ti mando un bacione, hai avuto un pensiero carinissimo, non lo sarei mai aspettato di collaborare con questo sito, soprattutto perché ho già acquistato. Va bene, e questo è tutto, io vi saluto, mi sniffo ancora un po' della mia candela e io non ho neanche il coraggio di spegnerla perché è strabuona. Va bene, vi lascio andare, dai. Un bacione, ciao patatine e patatini.